Allora, sono i giorni in cui uno dice, beh, se non ci sono arrivato col mio talento, con le mie capacità, vivo di luce riflessa, quindi oggi la puntata parte altissima. Cristina Parodi. Speriamo che arrivi anche abbastanza alta. No, infatti da qua volevo partire, volevo dirti grazie di essere qui innanzitutto. Benvenuta, scrittrice, giornalista, conduttrice, ambasciatrice universale, direi, di buon gusto. Volevo dirti che in questo programma né chi è in onda né chi ci sta dietro sa che cosa sia il buon gusto. Okay. Quindi potrebbe essere una brutta discesa questa. Cioè partiamo alti, ma è una mia gara verso il pecoreccio. Un precipizio, cioè, ma io ho scritto il libro per quello. Sei ancora in tempo per andare via, no? Resti. resto. Allora, è scrittrice appunto, già hai scritto cose di stile, di galateo, eccetera, ma a questo giro un libro veramente per tutti noi, soprattutto parlo per me, che di buon gusto non è che ne abbiamo proprio sempre tanto. Sei perfetta e non lo sai. Eccolo qua, fammi fare un attimo. Edizioni Rizzoli, costa, mi sono segnato tutto, eh. Allora, costa 15 euro, 166 pagine. Signora, sono 9 centesimi a pagina. Cioè, costa vabbè, li vale. Costa meno comprarlo che fotocopiarlo, anche perché è ricco di fotografie che lo renderebbero altrimenti. Ecco qua. Un libro che hai scritto proprio per... come dire, a condivisione della tua esperienza e della tua passione per i vestiti, per lo stile, giusto? Sì, per insegnare un po' come vestirsi, è un manuale di moda che parte dall'idea che tutte le donne possono essere belle, perfette, magari non lo sanno, perché magari manca loro qualche fondamentale regola per riuscire a valorizzare se stesse, perché le donne poi tendono sempre a criticarsi più del necessario. Sì. Invece la moda serve anche a quello, è un bel gioco, è un'arte, per me è una grande passione, ma è anche qualcosa che aiuta le donne a nascondere i difetti e a valorizzare quel che c'è di buono, no? Giusto, sì, e poi diciamo così, tolto il discorso della grande moda che costa molto, no, eccetera, ma io vado, il lavoro della volo moda, molto più basso. Infatti il lavoro della moda è un lavoro di sognare, di sogno, che è gratuito, quello si può sognare veramente. Sì, ma non è detto che per essere eleganti bisogna avere dei vestiti che costano migliaia di euro, cioè... Bisogna sapersi vestire, bisogna sapere cosa mettersi, guardarsi prima allo specchio, con occhio anche critico, ma soprattutto sapere come abbinare i capi, quali colori indossare, che cosa mettere nelle varie occasioni. Giusto. E cosa mettere a seconda del proprio fisico, cioè io parto proprio da queste regole di base. Ah, ecco, partiamo dal fisico allora. Sì. Mi piace questa cosa perché la manualistica è rassicurante, ci serve, cioè servono le regole. Certo, in tutti i campi. Oddio, anche nella moda. È troppo tardi per iniziare? No, le regole, no, si può iniziare. Ma no, ma tu poi sei un discepolo meraviglioso. Ah, grazie, adoro essere un discepolo. Allora, per esempio, sì. Donna con il seno, mi piace partire proprio nel dettaglio. Sì. Donna con il seno non troppo grande. Sì. Il seno piccolo. Donne col seno non troppo grande per me sono fortunate, cioè secondo me la donna elegante non ha le tettone, ha un seno piccolo, perché questo permette a lei di indossare qualsiasi vestito bene, quelli belli scollati profondi, magari le scollature sulla schiena da poter mettere senza reggiseno. Poi se c'è bisogno invece di essere un po' più voluminosa, beh, i reggiseni imbottiti esistono e sono una meraviglia. Certo. È molto più problematico avere tanto seno per vestirsi, perché allora lì i vestiti non sempre stanno bene. Senti, la cosa classica di cui parlano le donne italiane tra loro, e cioè il fisico con, diciamo così, un po' a pera, col fianco largo. Certo. Allora, un po' di pancetta. Brava. Lì la pasta. Va bene, ma allora lì l'importante è usare intanto dei vestiti magari che hanno che segnano un punto vita più alto, no? Ovviamente lo stile impero, senza dover essere proprio lo stile impero, quello proprio scollatissimo se si ha tanto seno, però un taglio di vestito un pochino più alto e scivolato sui fianchi permette ovviamente di nascondere i fianchi larghi e la pancetta. Ma ad esempio una donna come Michelle Obama, che voglio dire è un donnone, non è una donna facile da vestire, però lei ha trovato uno stile che è perfetto. Vero. Lei ha fianchi molto larghi, ma ha adottato questa moda anni 50-60 con la vita stretta, il vestito che scende molto largo, la gonna ruota. Vero. Un po' sotto il ginocchio con un mezzo tacco ed è perfetta. Ecco, diversa la Merkel. Ecco, che no, nel senso, allora, la mia direttrice, io quando pochissimo tempo sono durato come ballerino, studiavo, la mia direttrice della scuola di danza diceva ad alcune ballerine: hai il fisico da casalinga friulana. Cioè, voleva dire
con tutto il rispetto per le casalinghe friulane ovviamente, ma come dire, quel fisico un po' di ostatura grossa, no? È lì, cioè ecco, per esempio la Merkel, sì, cioè, da dove partiresti? Perché lì Ma sai che la Merkel così criticata da tutti, in realtà secondo me ha un look che non le sta malissimo, perché con un fisico così imponente come il suo e un ruolo così istituzionale, è ovvio che deve mettersi una giacca. Io magari lavorerei un po' sui colori, perché c'è una palette di colori che a volte sono un po' imbarazzanti, però l'idea di mettersi un tailleur con la giacca un po' larga, scivolata e un pantalone comodo, per una donna così, secondo me, va bene. Poi tra l'altro è dimagrita 10 kg. Sì, infatti, stata Dio. Diciamo che così, che sembra sempre uscita dall'ispettore Derrick come colori. Sì. E invece potrebbe essere un po' potrebbe più usare dei colori magari un po' più sobri, un po' più naturali, un po' meno colorati. Ecco, nel libro ci sono un sacco di spigolature. Allora, ci sono dei racconti personali, poi ci arriviamo, carini. Sì. Ci sono anche degli specchietti di donne che tu citi. Donne da copiare. Ne citi tante, sì, di mi sono ogni segnato tipo. Da la Clerici me l'ero segnato, ma qui mi hanno segnato altri. Ci sono tanti stili e tanti modelli di eleganza da copiare, perché io vado dalla Franca Sozzani, che è il top dell'eleganza minimalista, cioè che io adoro, che veramente in qualsiasi situazione la incontri lei è sempre perfetta, però uno stile molto raffinato che non si nota mai, che poi la vera eleganza è quello, ha uno stile invece come quello della Clerici, che magari non è apprezzato da tutti, ma che io trovo che per lei va bene, perfetto, perché comunque lei è una donna molto estroversa, giocosa, sensualona, con un fisico bello morbidone e con quei vestiti anche un po', se vuoi, da cartone animato. Lei mette in risalto questa sua dote, sì, che è una sua cifra televisiva, che è anche la ragione del suo successo. Ma di male non hai parlato di nessuno? No, io non parlo mai male di nessuno. Quelle che non ho citato perché non mi piacciono come sono vestite. Ah, ok. No, magari te ne sei dimenticata qualcuna invece. Ma tipo, ma neanche un iniziale mi diresti. No, ce ne sono tante donne vestite male. E questo è il motivo per cui ho pensato di scrivere. Ce ne sono tante anche in televisione. Per esempio, LC. Di chi parlo? Secondo me, vabbè, ci arriviamo dopo. Comunque per me LC, non hai amici o amiche, cioè nel senso, delle volte anche basta una vera amicizia per dirti che quella cosa ti sta male. Sì, certo. Però sull'amicizia delle donne, insomma, è anche un argomento. Bisognerebbe aprire tutta un'altra pagina. Altre cose carine del libro sono racconti tuoi personali legati appunto l'album dei ricordi. Esatto. Sì, per legati esempio, un po' alla moda, ma sempre per raccontare qualcosa di me. Esatto, dici che l'abito che tieni sempre nell'armadio, un po' di ricordo, è un Armani, un completo Armani anni 90. Sì. Che hai messo per la prima puntata di Verissimo. Di Verissimo, sì, era un tailleur pantalone rosso, perché quando inizio un programma ho sempre bisogno di un colore acceso, perché mi dà molta energia il colore, e allora ricordo che nella prima puntata del TG5 ero vestita di giallo, prima puntata di Verissimo ero vestita di rosso, prima puntata del programma della 7 ero vestita di arancio. È vero, vedi? Beh, quello è un tailleur rosso di Armani, datato 1996, quando ho iniziato Verissimo, che è ancora molto bello. Io ma ogni tanto lo tiro che fuori. Lo tiri fuori e lo metti in casa da sola, bevendo anche. Ma sai, i vestiti sono un po' come le piante, che ogni tanto sai, bisogna parlargli alle piante. Giù. Allora io, che sono appassionata di vestiti, ho dei vestiti che poi obiettivamente non metterei più in giro, magari anche vestiti vintage che mi compro perché mi piacciono da impazzire, che mi dispiace vedere sempre nell'armadio lì tristanzuoli. Allora ogni tanto, quando ho del tempo libero, magari li tiro giù, ci faccio un giretto e sono convinta che loro siano contenti. Non lasciatela sola, Cristina Parodi, perché parla sui vestiti, apre l'armadio e parla con i vestiti. Avete capito? Quindi, cioè, la passione solo che... Solo a te svelo queste cose. Senti, abbiamo parlato anche di Merkel, di Michelle Obama. Sì. Allora, non parliamo di tuo marito perché siamo in par condicio, ma, sinceramente, sì, dovesse essere... Cioè, un'idea, dici, ma abito da First Lady. Ma ce n'è un sacco. C'hai già l'idea? Sono già pronta. Cioè, ecco. Allora, la First Lady deve avere un abbigliamento adeguato al suo ruolo, quindi un po' giusto, più formale, a seconda ovviamente poi delle occasioni che ha. Però penso di non essere impreparata, in materia. Che tu sei impreparata? Ecco, cioè, vestitini, ce li ho, qualche giacchetta, magari non il chiodo di pelle, no, ecco. No, in quel caso magari no, giusto. Però insomma, sono sicuro che non mi dice il colore con cui debutterai. Non lo so, devo ancora aspettare. Però non crediate, care amiche, soprattutto all'ascolto, voi che pasticciate spesso con i liquori come faccio anche io, ho tutto un gruppo di ragazze che...
che la Cristina Parodi sia solo la come dire signora perfetta. No, certo, no, 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 anche non perché lo sono, assolutamente. Ha tutto un lato trasgressivo. È che vero. Adesso non siamo qua a scavare nel torbido. Però diciamo, quando vai a Formentera? Tra sì. poco. Tra ben poco, prima no? possibile. Tra poco. Eva, gli piace molto andare a Formentera, bere dei buoni drink e ascoltare della musica tamarra. Chiaro. C'è un DJ che preferisci o... Beh, Bob Sinclair. Hai capito? Sì, è un mio amico. Ah, un tuo amico? Sì. Ho visto anche prima che qua dentro salutavi della gente, che hai detto ti ho visto l'anno scorso. Ma è vero? Sì. Dici, ti suonavo. Vabbè, sì, molto trasgressiva e non disdegna anche di strizzare l'occhio a certe nicchie di aficionados che fanno parte proprio di un mondo che, diciamo così, è molto più frequentabile nella notte. Per esempio, ti ha scritto un tweet qualcuno e tu, molto spiritosamente, l'hai ritweetato. Cosa? Adesso vediamo se c'è. Eccolo qua. Non ci leggo fino a sei la miglior MILF dei nostri sogni. L'ho ritweetato? L'hai ritweetato. Hai sbagliato? Vabbè, mi sembrava un bel complimento, perché poi ho pensato, non tutti sanno che cosa vuol dire esattamente MILF. Mi sembrava comunque un bel complimento. No, è molto carino. Allora, volevo dire anche che a me hanno scritto, quando è stato scritto sulla social di Dimmi Quando, che saresti sì. venuta, uno mi ha scritto, per favore, puoi baciarle i piedi da parte mia di so, tutti che i feticisti. C'è un sacco di feticisti, c'è un gruppo di piedi, quindi io sempre, fai vedere le scarpe, fai vedere allora, i piedi. Allora, questa fa dei programmi. Conduce ha dei contenuti da dare e poi deve pensare anche a farvi contenti e farvi vedere i piedi che vorrebbero baciare, guarda che veramente. Vabbè, comunque sappiate che la signora gira coi tacchi e parla coi vestiti a casa. Questa è una bella fantasia, secondo me. Senti, cosa ne pensi a proposito di stile di una persona che attraverso anche il suo look voleva raccontare evidentemente qualcosa di profondo, di sociale e direi anche di politico. È una cosa che è avvenuta nel mondo della musica recentemente, l'Eurofestival o Eurovision. Guardiamo la foto. Conchita? Esatto, brava, Conchita Wurst. Conchita Wurst. Beh, a parte che ha una bellissima faccia questo ragazzo o ragazza, poi lei si definisce... A me mi ricorda la Tatangelo. Mi ricorda Anna con la barba, vabbè. Anna con la barba. Poi la barba va di modissima quest'anno, devo dire. Brava, ecco, va di modissima, quindi avremo anche le ragazze barbute. Lui è un bel mix, voglio dire, siamo in una società ormai che deve essere sempre più aperta e integrata. Mi sembra comunque un bel segnale. Canta benissimo, siamo nel campo dello spettacolo. Certo. E quindi perché no? In abito lungo, giustamente. Va bene, io avevo un sacco di domande e non abbiamo più tempo. Come hai visto prima che cominciasse la messa in onda del programma, mi trattano male se facciamo tardi. Quindi in esclusiva, per favore, puoi dirmi se conducono La Vita in Diretta? Non posso, perché non lo so. Ecco, diciamo che se ne parla e se decideranno sarò ben contenta. Beh, saranno contenti in tanti come me, che ci hanno campato una vita coi pomeriggi in compagnia tua. Quindi comunque in bocca al lupo per tutto. Io vi ricordo, allora, Cristina Parodi, sei perfetta e non lo sai, proprio dedicato a te a casa, edizione Rizzoli. Chiacchiera per amiche, eh? È molto carino. Il manuale è una chiacchiera per amiche. Sì, però è anche ricco di disegni, di foto. Di vestiti tutti miei, del mio guardaroba. Ah sì, sono tuoi, sì, eh? Sì, tutti miei. Bene, buona sapersi, verrò a chiedere le cosette. Va bene, l'ultima cosa che faccio io è interrogarti. Sì. Oh, sei pronti? Pronta? Dai, domande di Dimmi Quando. Oddio, le ho perse, eccole. Allora, dimmi quando hai detto l'ultima parolaccia. Ma probabilmente un'oretta fa a casa con i ragazzi. Beh, dimmi quando ti è mancata la TV, se ti è mancata. Quasi mai. Dimmi quando hai ballato sul tavolo. A Formentera. No, ragazzi, a Formentera la riconoscete. Cioè, non la sapete che è lei, ma si fa notare. Dimmi quando ti hanno proposto la politica. Sì, anni fa. No, beh, di lavorare come giornalista in politica, non di fare politica. Comunque avrei detto ho detto di no prima e avrei detto di no anche a questa proposta. Questa domanda non l'ho scritta io, perché dimmi quando vedremo il tuo prossimo topless a Formentera. Ovvio. Presto, no? Cioè, anche se non vorrei, però viene fuori lo stesso. Vabbè. Dimmi quando inizia l'orem ipsum. Ok, subito dopo. Esatto, sì, così è una domanda tradimento. L'ultima invece che ti faccio di domanda, come sempre, è nell'orecchio, perché non sta bene farla in TV, poi con te non posso sbagliare. Aiuto. Vero? La risposta è sì. Grazie Cristina Parodi, buona serata a tutti. Grazie a te, Diego, meraviglioso. Tu sei perfetta e lo sai e fai bene.